Beh, come descriverei Federica Stufi? Sicuramente è una toscanaccia fiorentina che c'ha voglia di giocare come una bambina, però c'ha voglia di ridere, cioè io proprio voglia di divertirmi e attraverso la pallavolo riesco e poi se ti ci toglie qualche soddisfazione meglio, no? I mille volti di Federica Stufi, estroversa, bella, positiva, è una centrale con la valigia sempre pronta negli ultimi anni, Bergamo, Scandicci ed ora Busto Arsizio. Grandi doti e un temperamento sempre positivo, è la rappresentazione del buon umore. Il sorriso mi manca, quindi penso di essere una persona solare che spera sempre e ci crede sempre. Un difetto tuo qual è? Un difetto mio è il disordine, perché se cerco qualcosa non la trovo mai. Carattere originale e passioni stravaganti. Ora mi sto dando al pirografo nel legno, mi diverto un sacco a fare mandala, però non mi chiedo di fateli vedere perché è meglio di no. Ma anche qualche tabù, cosa non farebbe mai? Il piercing alla lingua, se no mio babbo mi ha detto mi toglie la patria potestà. E per lei la pallavolo ha un segreto. Noi vinciamo quando siamo squadra e ci sono delle individualità, ma noi vinciamo solo se giochiamo di squadra.